Sente una e rimane lo sforno
mentre entravano Gesù. Andiamo, si va. Carlei, su una, su sull'occhio, mille fiate, sino a quando non cucisce, e nell'uso serenale, usi darti la matina, facci perdere di schiattuto, senza sonno, non più questo, per una lampa così. Grazie. Pronto? Va bene, va bene, mi deve fare cavare il pence. La poesia si intitola Lui Barbieri. E questo fatto è successo veramente qui a Milano parecchi anni fa. Lui chiamavami Messolo Gigetto, campione che era solo ed edibile. Era nato Barbieri 16 anni, perciò abitante, centro fruttiano. Campena non cristiano si saltava quando gli era tutto che lo pulizzava. Non permetti di muovere un cilia, barba e capiti all'ampone macinava. L'un giorno gli va un ricco forastieri e si è cercato proprio un barbiere. E in pena lo salone degli occhiali su sull'unica seggia si saltava. La barba lo esce tutti i sedili. E nella vita si mettia a fuggire, la meglio pezza scocchiava di un casato e a Pietro la mangiava a disdentura. Lo stozzo di sapone intostolato e il nubiglietto tutto spiazzato. Poi, finché il cardello si è rotato e sotto il nubiglietto è sputato. E questo un sistema di trattare, lo pure a stiere che se ne sbarbare. Un anno, come un diavolo si intenzava e sulla porta subito si chiama. Come peggia, rastrando tutti i genti, con un sapone in mano e l'ubiglietto. Dal barone, dalla sorta, dalla sale quando non c'è la linea di buscare. Torna, mi disse, quasi lacrimoso, che io con te sono stato rispettoso. Non ho visto che aspettare il ubiglietto. Allora è stata mia, è tutto su. Numero 2. Comandaglio. C'è al mio paese di là, un falegname, e una signora sulla settantina. Lo primo, che fatia, che provo la fame. L'altra giustata come una regina. La femmina si trovava in un mantello cambiando tutto un uomo della guerra. A me praticaci proprio un sbaglio e quando Cristo camminava in terra. Non c'era giorno che mia signora non sia a loro palleggiare a loro cristiani. Per l'arma di morte, in questa giuntura, dica sta stecca se ti viene a mano. Quando hanno messo in cina i vacanti, se un dato come lo chiamo alla signora, mostrami come faccio, ci hanno nati, da manco 24 ore la cintura. No, come faccio, disse, resa cara, se si trova un mantello con la mano, è quasi offesa, e dalle ragazze non si trova popolare, ci hanno nati. Ferma, a giudizio, disse, staranno nati, a forza che così sta rovinando. E rispolare sulla teglia del gioco, solo la faccia tua sa fortunata. Quanto propaganda ne fanno la televisione, a stuprarsi il dottore Spallanzoni,
fisicanalista, grande fisicanalista. Sì, c'è la costruzione, non lo deve sapere. Va bene, però, guarda, i medici nostri, mi deteniamo. Noi vengono. Sì, però non sono tanto più lunghi, manco dai, però quando dai sul ambulatorio, stai sempre pieno dei malati, ma non c'è del più di te, sta tranquillo. E poi dai, ci sono i medici. Ma mi hai detto che sono tutti marxisti malisti. E c'è? Marxisti malisti. Tutti chi viene malato, normale. Non me l'avessi mai, e dice che sentite che senti, ma non è molto di altro. Senti che cosa? Nein, 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 avete capito male, avete capito.
vita e bagno. Una minna poi tende la prezzetta e si deve fare la mia vita. Però da zergugnata dal sole, mi sta camminando sempre nuda. Se tirava di vino. Ma la capra, mi dava nuda. Nuda. E poi me la pigliavo la mia Florenzia. E le volte, parecchio. Ed è tanto stato a bagno quando la mangia. Dottore, mi scusi. Cerchiamo di capirci, fatemi capire e ci capiamo. Lui è pecorato. Sì, è pecorato sì, ma stagno no, È un po' terronico. Poi lui è stato detto in nessune cose, cioè figlio di padre vedovo e di madre incerto e ne soffre dottore i disturbi fisici tipici a me ne scappo che cosa dire? Beh, io ho capito vuoi dire tu disturbi psichici va bene? Disturbi psichici e ora voi dire cosa essere questi disturbi psichici in che consiste spiegami i disturbi quali sono io cugino la quando tu pesci da quando viene la penna la vita è nuda senza niente addosso. Insomma, come la faccia mamma, se la sono. Veramente, questo essere, un caso molto interessante, che mai essere capitato in 20 mesi di mia lunga carriera. Vince, non so, stai con più figlia del cane allora. Date da fare che sennò vado la schioppa della storia. Va bene, di queste cose per parlare dopo. Adesso noi fare visita. Allora, fare visita. Vedete? Stendere sul lettino. Stendere sul lettino. Come comanda il signorino. Perché ricordo. Te non me lo prego a questo.